Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di questa mattina. Vi chiedo un primo feedback audio-video, segnalate utilizzando le nostre chat per darci informazioni su eventuali problemi tecnici. Vi risponderemo utilizzando la chat privata, chat che potete utilizzare anche per inviarci i vostri quesiti. Provvederemo a rispondere durante il corso del webinar. Durante l'esposizione dei relatori vi invieremo nelle chat i link per poter scaricare a partire da domani il materiale didattico, quindi slide, registrazioni video, e vi diciamo inoltre che è possibile visualizzare i nostri webinar utilizzando il canale Eiffel di YouTube. Anche di questo vi invieremo il link nella nostra chat. Allora, l'aggiornamento del piano anticorruzione del 2016 presenta il governo del territorio come un'area ad elevato rischio di corruzione. Il webinar intende accompagnare i partecipanti nell'analisi di un processo e dei rischi ad esso collegati e offre un approfondimento giuridico sui principali istituti che analizza il piano nazionale anticorruzione del 2016 nell'ambito dell'area governo del territorio. A parlarne con noi oggi i relatori saranno l'avvocato Daniele Bolognino, esperta di trasparenza e anticorruzione, e il dottor Massimo Di Rienzo, esperto in materia di integrità, trasparenza, promozione dell'etica e della legalità nella pubblica amministrazione. Io non rubo altro tempo, lascio la parola all'avvocato Bolognino e auguro a tutti i partecipanti un buon webinar. A più tardi. A te la parola, Daniela. Grazie, grazie mille Francesco. Buona giornata a tutti e vi ringraziamo come sempre di essere presenti numerosissimi a questi nostri incontri di aggiornamento. Vedo tra i prenotati e tra i partecipanti molti affezionati e quindi in qualche modo riusciamo a sviluppare un percorso in progress. Quindi da una parte ovviamente terremo conto delle nuove partecipazioni, quindi non dando per scontato alcuni passaggi fondamentali, ma dall'altra teniamo conto di questa composizione comunque costante del nostro gruppo che segue i webinar in tema di anticorruzione. Uno degli aspetti che, come vi dicevamo, quest'anno abbiamo intenzione di affrontare è quello proprio di andare ad analizzare volta per volta alcuni cicli e alcuni processi particolarmente delicati e che nel tempo sono stati particolarmente attenzionati dall'ANAC. Nel seminario di oggi cercheremo di sviscerare almeno in parte alcune delle questioni principali in relazione al governo del territorio. E su questo, come sempre, ci alterneremo con una visione di carattere generale impostata su un piano giuridico che svilupperò io e sull'analisi di caso che svilupperà il collega Massimo Di Rienzo. Dunque, per entrare nel vivo della discussione, questo è un tema che per voi è molto noto, quindi ancor prima dello specifico focus realizzato dall'ANAC con il PNA del 2016. Cerchiamo a questo punto di dare almeno una serie di elementi di contesto, perché come avrete certamente visto anche dalla PNA 2016 dell'ANAC, questo è uno degli ambiti in cui è particolarmente stratificata la legislazione nazionale e regionale e quindi in qualche modo il tentativo che ha sviluppato l'autorità anticorruzione è non mappare un singolo processo, ma dare i punti nodali per sviluppare un'adeguata mappatura e un'applicazione delle misure di prevenzione di carattere macro, poi da andare a tarare ovviamente sulla singola disciplina applicata in ciascuna regione. Quindi i punti che in questa prima parte del seminario affronteremo sono innanzitutto mettere a fuoco quello che voi già che beh, per molti di voi è già ben noto, cioè quindi il quadro composito delle competenze sul piano regionale, nazionale e locale attorno alla materia governo del territorio.
Dopodiché andremo ad analizzare il PNA 2016 in riferimento al processo di pianificazione comunale generale e su questo il focus sarà dato dall'evidenziazione di fasi, rischi e misure. Quindi per dare un po' una traccia, una linea di metodo a tutti voi e peraltro non svilupperemo come sempre facciamo solo un'analisi di tipo teorico, ma andremo ad analizzare una delle best practice. Quindi in questo caso la nostra scelta è caduta sul piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Bologna. E quindi analizzeremo in maniera approfondita come ha sviluppato l'analisi di rischio e le misure che ha abbinato all'area governo del territorio. Dopodiché andremo ad analizzare un punto abbastanza interessante, quindi non affrontato all'interno del PNA, ma che in qualche modo già vede molti comuni protagonisti, ancor prima del nuovo codice appalti, il decreto 50 del 2016. Ci riferiamo in particolare ai nuovi strumenti di partecipazione inseriti specificamente nel decreto 50 del 2016, che si innestano negli ambiti degli strumenti di pianificazione urbanistica. E anche qui in qualche modo partiamo con un intervento che è spot, ma che viene da lontano, perché affronteremo la tematica nell'ambito del più generale sistema della cosiddetta sussidiarietà orizzontale e democrazia partecipativa, che quindi vede un ruolo attivo e partecipato dei cittadini o associazioni di cittadini. Quindi, dal punto di vista dello sviluppo logico, come avete visto all'interno del PNA, parlando di governo del territorio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fatto riferimento a tutti quei processi che vanno a regolare la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio. Quindi qui avete una dimensione che è piuttosto vasta dal punto di vista dei settori che vengono ad essere interessati nell'area governo del territorio, perché sono innanzitutto quelli dedicati all'urbanistica e all'edilizia, ma in qualche modo vedremo si innesta anche la tematica dell'ambiente e di questo ne dà conto proprio l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Perché? Questo passaggio è importante, lo sapete bene, non tanto per sviscerare il singolo strumento, ma per comprendere come ha ragionato l'ANAC nella predisposizione del PNA 2016. Quindi, trovandosi di fronte ad una pluralità di fonti che parte innanzitutto dall'analisi della Costituzione, perché sapete che in base all'articolo 117 della Costituzione, il sistema governo del territorio viene a innestarsi in questo composito quadro che è già stato analizzato dalla Corte Costituzionale con le pronunce numero 303 e numero 362 del 2003 e la numero 196 del 2004, riferendoci dunque a per governo del territorio a tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione degli impianti o delle attività, ossia, ci dice la Corte Costituzionale, l'insieme delle norme che consentono di identificare e di inquadrare gli interessi in via le quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. Ovviamente, per l'articolo citato della Costituzione, questi settori rientrano nell'ambito delle competenze di tipo concorrente delle regioni. A questo si affianca, come vi dicevo, quindi dal punto di vista delle competenze regionali, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. E in questo caso, quindi, c'è un forte collegamento tra governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In questo concetto ci dobbiamo ricordare, si innesta, e questo anche in particolar modo con riferimento a quello che sarà l'ulteriore sviluppo della tematica, cioè in chiave di maggiore partecipazione dei cittadini, il concetto di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 108 della Costituzione. E quindi qui ci innestiamo però non dal punto di vista della potestà legislativa, ma delle funzioni amministrative.
In relazione alla tutela dell'ambiente, si verifica una medesima composizione articolata di fonti. Abbiamo infatti innanzitutto una competenza legislativa esclusiva dello Stato, e questo in base a quanto previsto dall'articolo 117,2 lettera S della Costituzione. Questa competenza esclusiva dello Stato è limitata. Limitato, sto usando una parola un po' forte per la Corte Costituzionale, però è riservata, diciamo, a ciò che attiene alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Mentre invece, nell'ambito del 117,3, e dunque siamo nell'ambito della competenza concorrente tra Stato e Regioni, abbiamo la valorizzazione di beni culturali e ambientali. Quindi ci muoviamo su due fronti, da una parte la tutela, dall'altra valorizzazione. A questo si aggiunga la competenza residuale delle Regioni e quindi la competenza residuale intesa come esclusiva, ovviamente, per quanto attiene a quanto non espresso nei commi precedenti. Ovviamente, queste sono tematiche che poi meriterebbero anche un approfondimento giurisprudenziale specifico con la casistica, ma noi le stiamo trattando funzionalmente a quello che è l'anticorruzione e quindi ci serve per comprendere come mai il metodo utilizzato dall'ANAC sia di carattere macro e non di carattere micro, come invece ha fatto in altre analisi che hanno però un filo conduttore unico dal punto di vista legislativo. A queste competenze legislative si affianca, come detto, si affiancano le competenze dal punto di vista delle funzioni amministrative. Il quadro sul piano costituzionale è fornito dall'articolo 118 e quindi qui noi abbiamo una rappresentazione di quella che è la sussidiarietà di tipo verticale e quindi nel rapporto tra città, province, comuni, regioni. Il sistema si va dunque a delineare in base a principi cardine, che sono quello della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza. In questo contesto, ovviamente, il pensiero corre all'articolo 5 della Costituzione, di cui in qualche modo il titolo quinto, parte seconda della Costituzione è uno sviluppo più o meno coerente in base a quella che era la visione del legislatore costituzionale del 2001. Quindi differenziazione garantendo comunque l'unità. E quindi qui diamo voce alle autonomie territoriali con queste riforme costituzionali. Come innestiamo tutto questo sull'anticorruzione? Allora, l'ANAC nel PNA 2016 prende atto ovviamente di questo composito quadro di fonti e quindi sviluppa un'analisi che è basata sostanzialmente su sul concentrarsi su macrosistemi, per cui quando si riferisce al governo del territorio, decide innanzitutto di mettere in evidenza quelli che sono i principali rischi a cui quest'area va incontro. E sono ovviamente rischi di pressioni o comunque sollecitazioni particolari perché su quest'area si addensano interessi di tipo particolaristico. In più, dice l'ANAC, ci troviamo di fronte ad una materia che ha delle particolari complessità proprio date da questa inserzione di fonti stratificata e un'ampiezza anche che è volta a tenere insieme tutta una serie di interessi pubblici e privati che sono in gioco parimenti su un medesimo processo. Quello che poi va a caratterizzare tutti i processi dell'area della gestione del governo del territorio è dato da una particolare caratteristica, ossia le asimmetrie informative. Dunque, non tutti i soggetti che sono coinvolti in qualche modo in questo processo, in alcuni casi partecipato, in alcuni casi di progettazione, hanno o possono avere tutte le informazioni e quindi anche questo sarà specificamente approfondito poi nel caso particolare. Quindi teniamo bene a mente questo passaggio.
La metodologia che ha usato l'ANAC è quella di cercare di mettere a fuoco sostanzialmente quello che è l'interesse primario che intendiamo tutelare, cioè l'interesse che dal punto di vista dell'anticorruzione si intende tutelare è quella di evitare che ci sia uno sviamento dell'interesse pubblico primario, che è quello di garantire che ci sia uno sviluppo urbano e degli obiettivi di politica territoriale il più possibile chiari, coerenti e che rispondano alle esigenze del territorio. Quindi è in base a questo obiettivo, primario che si va ad impostare tutta la nostra strategia di prevenzione della corruzione come enti locali. E quindi è per questo, che la mappatura dei processi all'interno dell'area governo del territorio devono tenere a mente quello che è l'interesse primario che io devo tutelare. Facendo questo punto di premessa, andiamo a toccare uno dei piani che voi ben conoscete, cioè l'analisi della pianificazione generale del comune, in base a come sviluppata dall'ANAC nel PNA 2016. Ovviamente a tutti ben noto quello che è il contenuto del piano regolatore comunale. Qui riportiamo per mera comodità espositiva quello che è il contenuto della legge urbanistica 1150 del 42, e quindi già da questo vi rendete conto, come voi già ben sapete, quelli che sono gli interessi in gioco nella predisposizione di questo piano, perché il piano deve indicare essenzialmente la rete delle principali vie di comunicazioni stradali, ferroviarie e navigabili, la divisione di zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano, le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali servitù, le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere di impianti di interesse collettivo o sociale. E ancora, i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesaggistico, nonché le norme di attuazione del piano. Ora, in questo sistema, quindi, ci rendiamo ben conto come il piano regolatore comunale abbia non solo un contenuto in qualche modo direttivo e programmatico, ma vada a delineare tutta una serie di prescrizioni che tendono a vincolare i privati e che quindi vanno a conformare, vanno ad incidere su quella che è la proprietà privata. In questo, in qualche modo, l'ANAC continua a ribadire che ci troviamo di fronte ad un panorama molto variegato di disposizioni a carattere regionale e quindi lo sviluppo che fa è volto a delineare una serie di interventi concentrati sostanzialmente su tre fasi e una quarta fase, diciamo, quelle delle varianti specifiche. In particolare, l'ANAC va ad analizzare come si sviluppano i processi di fase di redazione del piano, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni e approvazione del piano. Per questo individua rischi e in qualche modo dà conto di quelle che possono essere le principali misure da adottare. Ultimo, ma non ultimo, e in realtà trattato per primo, affronta la tematica delle varianti specifiche. Questa è una tematica molto importante perché, dice l'ANAC, contiene in sé una serie di rischi, in quanto potrebbero emergere da queste varianti la volontà di andare a sviluppare e quindi degli interessi privati particolaristici rispetto a quelle che sono le esigenze di carattere generale. E quindi dà tre esempi particolari che poi ritroviamo anche nelle nostre best practice, cioè un rischio di maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento, una possibilità di disparità di trattamento tra i diversi operatori, oppure una sottostima del maggior valore generato dalla variante. In questo contesto, l'ANAC dà le linee guida per la mappatura del processo, ma poi sulle misure dice:
Per essere maggiormente efficaci, dovete individuare le misure, da applicare alle varianti specifiche in relazione a quelle che sono le misure che adottate nelle varie fasi. E in qualche modo ci sono dei punti, diciamo dei fari che emergono continuamente come misure, e sono la, partecipazione e quindi la maggiore trasparenza e la maggiore diffusione dei dati. In più, il tentativo di tenere sotto controllo il conflitto di interessi. Nella fase di redazione del piano, quello che l'ANAC mette in evidenza è la necessità forte di dare una trasparenza a quelli che sono gli interessi pubblici che come comune state perseguendo e quindi controllare in tutta la fase di redazione del piano che ci sia una corrispondenza tra gli interessi pubblici che intendete perseguire e quelle che poi sono di fatto le scelte tecniche che vengono effettuate. Ovviamente nel momento in cui la predisposizione della redazione del piano viene affidata a soggetti tecnici esterni, deve essere dato maggiore trasparenza, ancora di più di quando viene fatto internamente, con l'obiettivo di dar conto della mancanza di conflitto di interessi. Ancora, io guardo anche l'orologio che corre velocemente. Nella fase di redazione del piano, quindi, l'ANAC indica tutta una serie di misure. Prima di tutto, nel momento in cui viene affidato, la redazione del piano a soggetti esterni, dunque a soggetti terzi, raccomanda di utilizzare, con adeguatezza le regole di evidenza pubblica e di trasparenza. Fondamentale è, continua ad essere e sempre sarà il rispetto del conflitto di interessi e quindi garantire che ci sia un'assenza di conflitto di interessi, dare una forte trasparenza a tutto il processo di fase di redazione e quindi in qualche modo rendere sempre evidente quello che è l'indirizzo politico di scelta di interesse perseguito a monte. È in collegamento con quelle che poi sono le soluzioni tecniche adottate e poi aprire alla partecipazione dei cittadini. Il sistema va poi raccordato con l'ulteriore fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni. Anche qui abbiamo da parte dell'ANAC l'individuazione di quelli che sono i possibili eventi rischiosi. Come vedete, a quale che sia in quest'area l'evento rischioso a cui l'ANAC fa riferimento, l'abbinamento della principale misura è quello della trasparenza, accanto a prevenzione del conflitto di interessi. Lo fa dunque anche nell'ambito di questa fase, quella di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni, proprio perché in qualche modo in questa fase la raccolta delle osservazioni va nel senso di orientare in un determinato verso piuttosto che in un altro la predisposizione e l'approvazione finale del piano e quindi la gamma di misure che vengono indicate sono innanzitutto la trasparenza, quindi come divulgazione e massima conoscenza di tutte quelle che sono le decisioni fondamentali contenute nel piano. Un'attenta verifica degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto 33 e la previsione di specifiche attestazioni di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento finale di approvazione. Anche in fase di approvazione, ovviamente, vengono individuati tanto gli eventi rischiosi quanto possibili misure. In questa fase, dunque, il rischio principale è, dice l'ANAC, che il piano sia adottato accogliendo delle modifiche e delle osservazioni che siano in contrasto con quelli che la politica ha individuato come interessi generali da perseguire per la tutela e la valorizzazione del territorio. Quindi, anche in questo caso, le misure sono volte a prevenire il conflitto di interesse, a individuare una specifica linea di maggiore trasparenza e in qualche modo di abbinare in maniera forte ad ogni decisione una motivazione.
Quindi danno trasparenza proprio di questo, del rispetto di questo, rapporto. Ultimo, ma non ultimo, il monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, proprio per dar conto di quali osservazioni sono state recepite e per quale motivo. Quindi qui noi andiamo a incentrare l'attività su, diciamo, tre elementi cardine: trasparenza, prevenzione del conflitto di interessi e partecipazione. In questo contesto, e vado molto rapidamente, abbiamo individuato un caso di best practice e quindi ci siamo permessi di estrarre dal PNA, dal piano triennale di prevenzione del Comune di Bologna, questa analisi con quindi analisi i processi, eventi rischiosi che si intendono prevenire e le misure che vengono adottate. Dunque, come vedete, in questa scheda noi abbiamo sia le misure che sono già esistenti presso il Comune di Bologna, sia le misure che vengono poi proposte. Quindi particolarmente interessante è nell'analisi di questa scheda come a ciascun processo venga abbinata, come abbiamo detto, sia la partecipazione, sia la trasparenza, sia la prevenzione del conflitto di interessi. Quindi queste sono le principali misure che vanno ad aggiungersi alle misure che già sono state individuate. Quindi, per esempio, in relazione al processo di redazione degli strumenti di pianificazione generale, l'evento rischioso che si vuole evitare è che ci sia un'impropria definizione delle politiche di sviluppo territoriale in fase di programmazione. Quindi su questo, in questa scheda viene individuata quella che è già la misura esistente, cioè l'individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali del piano di sviluppo territoriale delle scelte di pianificazione. A questa misura già presente vengono affiancate ulteriori misure, quindi misure che incidono specificamente e che intendono ridurre un determinato rischio corruttivo. E sono prima di tutto forme di partecipazione dei cittadini e ampia diffusione degli obiettivi del piano. Quindi vedete, partecipazione da una parte e trasparenza dall'altra. Corro velocemente perché comunque queste sono slide che avrete poi a disposizione da domani e quindi potete analizzare singolarmente tutti i vari processi e gli eventi rischiosi e le misure che poi vengono abbinate. Vi segnalo però un passaggio importante che è quello sulle varianti specifiche al piano. Come vedete, tra gli eventi rischiosi vengono individuati proprio quelli delineati nel PNA del 2016 e anche in questo caso le misure già previste, comunque misure importanti e certamente adeguate, vengono abbinate diciamo, a quelli che sono i principali elementi che poi vanno a ridurre un determinato rischio corruttivo. E in questo caso è trasparenza e partecipazione. Cioè non smetto di dirlo perché in qualche modo sono gli elementi che poi vanno a caratterizzare l'intera area di governo del territorio e che poi emergeranno nell'analisi specifica sul caso che abbiamo immaginato per voi oggi. Veniamo però ad un punto in qualche modo nuovo e fuori sacco perché è non contenuto in questo caso all'interno del PNA del 2016. Questo perché? Perché guardando un po' avanti noi teniamo conto di quello che è l'evoluzione del rapporto tra cittadini e amministrazione. Quindi fuoriusciamo da quello che è stato il tradizionale rapporto bipolare che è in evoluzione da tempo, prima ancora che ci fosse la modifica del titolo quinto parte seconda della Costituzione, che poi ha visto all'interno del 118 ultimo comma la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale o circolare.
Questo principio, di cui ovviamente non abbiamo tempo né modo di approfondire gli elementi perché non oggetto di questo webinar, ma che si innesta nei processi partecipati anche nell'ambito del governo del territorio, si va ad abbinare a degli ulteriori istituti, in particolare alla democrazia partecipativa, e insieme amplificano quella che è la dimensione della partecipazione, quindi amplificano il rapporto partecipato e di collaborazione tra cittadini e amministrazione, sia pur in due modalità differenti, perché la sussidiarietà orizzontale o circolare è un collaborare insieme per sviluppare un servizio, mentre invece con la democrazia partecipativa i cittadini partecipano al processo di formazione delle policy e quindi incidono a monte sui processi diciamo decisionali dell'amministrazione e su questo abbiamo tutta una serie di problematiche che vengono già da tempo studiate. E sono dati innanzitutto dalla rappresentatività dei soggetti che partecipano rispetto alla generalità dei cittadini, perché noi abbiamo tutta una serie di soggetti che delegano al momento del voto politico o amministrativo la propria partecipazione e quindi, fatto questo passaggio in cabina elettorale, demandano al vertice politico la scelta sulla amministrazione dell'interesse generale, mentre poi abbiamo un gruppo di cittadini che sia pur ampio e comunque minoritario rispetto alla generalità dei consociati che invece intende partecipare in forme ulteriori ed altre, quindi più forte, che vanno a così dire a democratizzare la democrazia. C'è pure da dire, e quindi dobbiamo tener conto di quelli che sono gli interessi che vengono portati avanti da chi partecipa con queste forme non tradizionali di partecipazione e invece gli interessi di chi ha partecipato con la forma tradizionale della democrazia rappresentativa, quindi attraverso il voto. Dall'altra parte dobbiamo ricordarci che c'è un rischio dietro l'angolo, che è quello della mancanza di una delega esplicita. E ancora, occorre andare a verificare come vengono selezionati i partecipanti a questi processi partecipativi. Sono, diciamo, tematiche di carattere macro che segnalo semplicemente, ma ovviamente ognuna di queste ha poi necessità di un approfondimento specifico che rimettiamo alla vostra analisi, ma in qualche modo, e su questo ci sono tanti studi, quindi qualora qualcuno di voi ne avesse necessità, segnaliamo i saggi specifici di riferimento, poi ve li facciamo avere come titoli da parte dell'IFEL. Questo però perché ci interessa metterlo a fuoco? Ci interessa perché un grande passo avanti viene fatto quando all'interno del nuovo codice degli appalti si inseriscono degli articoli specifici che danno spazio alla sussidiarietà orizzontale e che poi vanno ad impattare anche su quelli che sono la gestione del territorio in senso più o meno lato. Quindi vi segnalo innanzitutto l'articolo 189 del decreto 50 del 2016, rubricato come interventi di sussidiarietà orizzontale. Questo articolo specifica che le aree riservate al verde pubblico urbano, gli immobili di origini rurali riservati alle attività collettive, sociali e culturali del quartiere, possono essere affidati in gestione, per quanto non concerne la manutenzione, con diritto di prelazione a cittadini residenti. A questo fine, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66% della proprietà di lottizzazione. Per la realizzazione di opere di interesse generale, i gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente territoriale competenze proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi e i mezzi di finanziamento senza oneri per l'ente medesimo. Quindi vedete che la prospettiva costituzionalizzata prima e che ha poi trovato spazio all'interno del decreto 50 del 2016 vede una importante avanzata della partecipazione dei cittadini su tematiche che coinvolgono
sugli strumenti di pianificazione urbanistica e in qualche modo abbiamo anche la necessità e avremo certamente la necessità di confrontarci anche con questi processi partecipati all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione. Perché questo? Perché l'amministrazione è comunque tenuta a decidere e decide, è tenuta a decidere se concedere questa collaborazione, se deve essere se respinta e in qualche modo abbiamo anche una serie di sgravi fiscali, tra virgolette, che poi vengono, che poi vengono detratti anche sotto forma di agevolazioni. Quindi il quinto comma dell'articolo 189 prevede che le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino all'attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta del reddito dei soggetti che le hanno sostenute e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Quindi in qualche modo vi rendete conto che questa è una delle tematiche che andrà ad incidere su quest'area e probabilmente su più aree, per cui dovremmo tener conto di questo composito quadro che si apre anche alle nuove forme di partecipazione. No, penultimo in realtà è la tematica del baratto amministrativo, per cui gli enti territoriali, in base all'articolo 190 del decreto 50 del 2016, possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale sulla base di progetti presentati da cittadini singoli e o associati. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze e strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere. Quindi, in relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalle associazioni, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale e della partecipazione dei cittadini. Vediamo qui un ulteriore elemento che si innesta, quindi abbiamo una specifica tipologia di contratto, che è quella del partenariato sociale, riferibile sia al singolo cittadino che al cittadino nelle sue forme associate. E anche qui abbiamo riduzioni o esenzioni dei tributi. Quindi ci troveremo di fronte per l'area anticorruzione non solo alla pianificazione sulla scelta, quindi individuazione dei rischi su quest'area, ma anche in relazione al controllo sulla concessione delle riduzioni a cui l'articolo 190 fa riferimento. Ultimo ma non ultimo, sebbene non abbiamo modo e tempo di approfondirlo, è l'articolo 22 che è dedicato al futuro dibattito pubblico e quindi qui riguarderà il dibattito pubblico cosiddetto alla francese, quindi che verrà poi sviluppato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per prevenire quelli che sono i conflitti sociali nella costruzione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale che impattano su un determinato territorio. Quindi anche qui, ovviamente, nel momento in cui ci sarà uno sviluppo specifico di questa tipologia di processo partecipativo, sarà importante immaginare una individuazione specifica all'interno del piano di prevenzione della corruzione in base a come poi verrà sviluppato il dibattito pubblico. E considerata la complessità dell'architettura del modello alla francese, in qualche modo sarà una sorta di macroarea all'interno della quale individuare degli specifici processi, prima ancora che i processi delle fasi, volevo dire. Anche su questi nuovi istituti di partecipazione la triade rimane la stessa, cioè grande trasparenza,
applicazione della prevenzione del conflitto di interessi è partecipazione. Quindi partecipazione ovviamente noi la decliniamo sempre in una chiave positiva, quindi è comunque da una parte il rapporto cittadini-amministrazioni è in chiave positiva e dall'altra bisogna tenere sotto controllo la possibilità di deviazioni rispetto all'interesse pubblico. Benissimo, adesso ringraziamo l'avvocato Bolognino, aspettiamo che entri via webcam il secondo relatore, Massimo Di Rienzo, eccolo, lo vediamo. Allora, siamo pronti per la seconda parte del webinar, lascio la parola a te Massimo. Allora, intanto buongiorno a tutti. Sono, insomma, felice di rivedervi, siete sempre numerosi e saluto quelli che conosco personalmente, come tutti gli altri. Allora, io questa volta ero molto stuzzicato dall'idea di fare un caso su questo tema, perché questo è uno dei temi molto interessanti, poi più interessanti quando poi entriamo, diciamo, nella carne e sangue delle amministrazioni, si potrebbe dire, dei comuni piccoli, medi, eccetera, eccetera. È stato molto importante che ANAC abbia fatto uscire, abbia pubblicato quella parte speciale sul piano, aggiornamento del piano nazionale, che è una delle parti, secondo me, meglio riuscita, devo dire, anche perché è molto puntuale e ha molto a che fare con la realtà. Adesso i meccanismi che stanno dietro quello che propone ANAC, io provo a tradurveli attraverso questo caso, perché che mi serve semplicemente portarvi dentro queste dinamiche e tirerò fuori molte delle cose che anche l'avvocato Bolognino ha giustamente e correttamente osservato sui meccanismi, no? Prima si parlava di asimmetria informativa, di ampi interessi del privato, no? Questi non ce lo dobbiamo nascondere, ci stanno dietro, insomma, a tutto quello che si muove nella macchina amministrativa e nelle interferenze che a volte quella macchina amministrativa ha con la componente politica. Quindi noi abbiamo tre protagonisti, diciamo, la componente privata, cioè colui che in qualche maniera ha interesse perché o è un costruttore o è un cittadino, insomma, nei suoi interessi bisogna metterli un po' su questo piano qui, insomma, dall'altra parte abbiamo un pubblico, un soggetto pubblico che possiamo dividere in una componente pubblica eletta, quindi risponde al popolo, si direbbe, ma anche, non bisogna dimenticarsi che risponde anche all'ordinamento giuridico, a volte qualcuno se lo dimentica, e la componente non eletta, cioè quelli che non sono stati eletti ma che sono stati selezionati attraverso un procedimento concorsuale, no? Che non rispondono al popolo perché dal popolo non sono eletti, ma rispondono unicamente all'ordinamento giuridico. Questi tre protagonisti, nel loro dinamiche di interessi, a volte creano rischi corruttivi, secondo me, tra i più evidenti e tra i più corposi all'interno di un'amministrazione. Altra cosa che voglio sottolineare attraverso il caso è che la modalità di mappatura dei processi, se noi non stiamo attenti, a volte ci perdiamo quasi tutto il processo, cioè a volte il processo ha delle componenti nascoste, no? Se noi facciamo solo l'analisi del procedimento, a volte noi ci perdiamo probabilmente tutti i rischi corruttivi di un processo. Vi faccio vedere tramite questo caso qui come i rischi corruttivi stanno fuori dal procedimento, stanno quasi tutti fuori dal procedimento. E quindi l'idea è proprio di cogliere la realtà attraverso l'analisi di un meccanismo un pochino più ampio che è il processo, no? Io chiamo appunto il caso il processo invisibile perché è proprio così. Dai racconti che mi sono stati fatti, in più di un comune, di un ente locale, esistono dei procedimenti, evidentemente, quelli sono molto noti, ma poi c'è un modo per architettare e organizzare quei procedimenti che inserisce degli elementi assolutamente invisibili, no? Che noi normalmente conosciamo come il supporto al privato, dare le informazioni, essere contattati informalmente da un privato, che può essere un cittadino utente oppure no, e ok, sì.
Mi dicono, eccolo qua, il processo invisibile. No, stavo facendo l'antefatto, no, ma giustamente entriamo direttamente nel caso. Sono tre atti di questo caso, diciamo. Ogni atto mette di fronte un operatore pubblico di fronte a una scelta, un dilemma, perché questo è, insomma, è anche il meccanismo che io utilizzo poi nella formazione quando vado nei comuni. Il primo atto riguarda, cioè diciamo, l'intero caso riguarda la cosiddetta pianificazione attuativa. L'avvocato Bonino ha parlato della pianificazione, quella generale, insomma, quando si crea e si elabora il piano, insomma, il regolamento, diciamo, generale. Mentre io mi occuperò della pianificazione attuativa, cioè anche per fare, diciamo, tutte e due le parti che l'ANAC aveva un po' messo sott'occhio. Sembrava giusto andare sull'esecuzione, cioè quando un privato ha un'iniziativa e vuole in qualche maniera costruire su un terreno, su un'area che il comune ha identificato come edificabile all'interno appunto del PRG. E questi sono strumenti urbanistici di dettaglio, si chiama, sono strumenti di attuazione molto noti ovviamente ai comuni, perché soprattutto gli uffici che si occupano di edilizia, edilizia privata, quindi gli sportelli unici dell'edilizia, sono, diciamo, croce e delizia di questi uffici, mi verrebbe da dire, insomma. E devo dire, sono anche processi che forse nascondono dietro dei rischi importanti, insomma, no? Perché poi sappiamo tutti che quello è un elemento molto importante. Allora, io mi occuperò appunto di, non lo dirò specificamente se è un piano particolareggiato, insomma, questo poi siete voi i veri specialisti, però insomma, immaginate appunto che abbiamo questo tipo di situazione qui. Vediamo un po', la dottoressa Di Rigella, questa volta ho usato dei nomi, perché spesso mi viene detto che rossi, marrone, verdi, sono sempre i soliti nomi, allora cerchiamo di dare un senso anche a questi nomi, insomma, chiamo la dottoressa Di Rigella, chiaramente responsabile dello sportello unico edilizia del comune di Caciucco, che non esiste, no? Ho controllato, arriva la richiesta di avviare una interlocuzione preliminare con l'architetto Archistar, che ha redatto un progetto per conto di un noto costruttore della zona, Armando F. Chiaramente Archistar deriva dal fatto che uno degli interlocutori privilegiati di questi uffici non è direttamente il costruttore o il privato, diciamo, ma è il professionista che in qualche maniera detiene quella che io chiamo la simmetria informativa e la simmetria operativa. Poi vedremo quali sono questi due elementi. Il costruttore ovviamente non si poteva chiamare altro che Armando F. E la dottoressa Di Rigella è un po', diciamo, una creazione ex novo. Il progetto che Armando F, col suo professionista Archistar, sta proponendo ha ad oggetto un piano attuativo di iniziativa privata. Come è noto, in tali procedimenti, e questo l'ho preso direttamente da ANAC, quindi diciamo, no? il privato predispone lo strumento urbanistico di esecuzione sottoponendo all'approvazione comunale. Con il privato, successivamente il comune stipula una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Quindi il provvedimento finale è una convenzione col privato. La richiesta di avviare l'interlocuzione arriva direttamente dal dottor Dal Popolo M, che sarebbe l'assessore all'urbanistica del comune di Caciucco. Cioè, immaginiamo che la scena sia stata questa, che insomma Dal Popolo, che è l'assessore di questo comune, ha ricevuto questo progetto e a un certo punto decide di interessare l'ufficio direttamente, l'assessore all'urbanistica, che raccomanda la dottoressa Di Rigella. Ho visto il progetto e mi sembra che sia tutto ok, anzi, mi sembra un'ottima opportunità per quell'area. Le chiedo pertanto di fare come si è sempre fatto in questo comune, segnatevi questo che è la prassi, non perdete troppo tempo e non lo fate perdere a chi lavora. Cara Dirigella, assegni la pratica a qualcuno del suo ufficio e fate in modo di dare al più presto un appuntamento ad Archistar. Così dimostriamo che riusciamo a mantenere le promesse fatte e di non essere di ostacolo per i cittadini. Insomma, chi è più smaliziato già qui identifica una serie di rischi importanti, no? E poi piano piano li snoccioliamo uno a uno. È chiaro che il caso deve semplificare e deve tirare dentro un po' tutto, no? A volte è eccessivamente enfatica questa, però mi serve per farvi, come dire, mettere, incasellare un po' tutti i rischi che poi ci potrebbero essere sotto, evidentemente.
Ora il problema è questo, che è piuttosto risaputo che l'assessore dal popolo sia stato apertamente sostenuto dal costruttore Armando F in fase di campagna elettorale. E sono in molti a ritenere che il costruttore possa vantare un credito nei confronti dell'assessore. La dottoressa Dirigella non sa bene cosa fare. Del resto, l'assessore dal popolo è noto per non avere alcuna competenza in merito ai dettagli tecnici che possono permettere di valutare la coerenza del piano attuativo col piano generale e con la legge. Perché qual era il compito che prima l'avvocato Bolognino enfatizzava giustamente, e lo dice anche l'ANAC in maniera piuttosto perentoria, insomma, che cosa deve fare il pubblico? Qual è la sua funzione in questi procedimenti, in questi processi? Verificare la compatibilità dell'interesse privato a costruire, quindi a fare business su quell'area, che sia compatibile con l'interesse pubblico. Qual è l'interesse pubblico? La conservazione del patrimonio urbanistico o anche paesaggistico in generale, insomma. Quindi questa è una valutazione importantissima, anzi è il cuore della funzione del pubblico, no? La valutazione di compatibilità degli interessi. Però dall'altra parte dovete immaginare anche un privato che spinge, insomma, spinge fortemente e ha un po' meno la percezione dell'interesse pubblico, ecco, la dico in maniera così, no? Con una certa nonchalance. Poi questo caso è chiaramente costruito sul fatto che il pubblico eletto, no, abbia un interesse perché diretto, perché è un pubblico eletto sostenuto da quell'interesse privato. Ecco, non mi dite che questo non succede nei vostri comuni, insomma, succede, spesso e volentieri succede, ed è uno degli elementi, come dire, che inseriscono il maggior rischio corruttivo a volte. Non esiste solo questo, ovviamente, esistono anche fenomeni di ostruzionismo del pubblico non eletto, no? Quando poi qualcuno, diciamo, all'interno dell'amministrazione cerca di mettere i bastoni tra le ruote a qualsiasi tipo di operazione. Comunque, questo è l'antefatto, lo scenario. Quindi qui a decidere è la dottoressa Dirigella, che è la responsabile dello sportello unico edilizia, che non sa bene cosa fare. Come si valutano i rischi dentro questa prima sezione, diciamo, del caso? Allora, intanto un antefatto, ma perché gli incontri preliminari? Cioè, perché c'è bisogno che la dottoressa Dirigella e il suo staff incontrino in maniera informale e preliminare l'archistar, cioè l'architetto e professionista che porta, diciamo, il progetto? Perché questa è una cosa a cui anche io mi sono domandato spesso nei comuni, ed è quella parte, diciamo, dell'invisibilità del processo, cioè, ma perché esistono questi momenti in cui ci sono interlocuzioni informali? Perché qual è l'elemento, diciamo, che darebbe via al procedimento? La protocollazione del progetto presso il comune, che poi viene valutato dalla componente tecnica. Prima della protocollazione, però, il privato in qualche maniera e il pubblico si mettono d'accordo spesso e volentieri, anzi quasi sempre abbiamo questi momenti, diciamo, di interlocuzione informale, ma a che serve? Questi incontri servono a ridurre una forte asimmetria informativa. Perché? Perché il privato conosce lo strumento urbanistico di esecuzione perché l'ha creato, insomma, l'Archistar detiene la conoscenza su quel progetto. E ha interesse a ridurre l'asimmetria informativa perché ha interesse a ottenere l'approvazione da parte del comune e vuole ottenere un'approvazione che sia la più facile possibile, cioè sia più in linea con quello che lui ha pianificato sostanzialmente, senza troppe modifiche. Mentre il pubblico ha interesse comunque a mantenere una certa informalità, almeno all'inizio. Primo perché conosce tutti i dettagli tecnici che possono permettere di valutare la coerenza del piano attuativo col piano generale. E ha fortissimo interesse a ridurre l'asimmetria informativa col privato, con gli incontri preliminari per dirimere eventuali controversie prima della presentazione formale del piano. Cioè, perdiamo tutti meno tempo, no? Come si fa a perdere tutti meno tempo? Facciamoci raccontare qual è il piano prima, così gli diciamo: guarda, questa parte, la devi cambiare perché se la presenti così, qui te la bocciamo. Queste sono le interlocuzioni dinamiche che ci sono.
Questo, perciò c'è spesso e volentieri, anzi quasi sempre, troviamo all'interno del processo, che non troviamo nel procedimento, dei momenti di interlocuzione informale, scambi di informazione, che servono a ridurre le asimmetrie informative. Quelli sono i momenti più pericolosi di tutto il processo dal punto di vista del rischio corruttivo. Perché? Proviamo a analizzare alcuni fattori di rischio. Come si fa? Io, come sapete, insomma, ho molto apprezzato le linee guida ANCI Lombardia perché ti mettono un po' più, in maniera un po' più complessa alcuni fenomeni, alcuni elementi. Però ognuno può utilizzare, diciamo, gli indicatori di rischio che preferisce. Ho preso questo, l'ho un po' adattato. Vedete, la terza casella c'è lo spazio etico che è un po' il mio pallino, ce l'ho messo dentro, ho abusato un po' di questa. Però cominciamo ad analizzare solo quelli rossi, vi dico perché chiaramente non è che abbiamo il tempo di farli tutti, però sono quelli più interessanti in questa fase del processo. Allora, partiamo dalle controparti e dalle relazioni. Cioè, il rischio è alto quando il processo richiede una relazione con soggetti pubblici o privati esterni all'organizzazione che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi. Quello che vi ho raccontato adesso nel caso, ce l'ha questo rischio? Ce l'ha sì, ce l'ha altissimo questo rischio perché l'interesse privato no, detta il fatto che ci siano delle relazioni molto forti con soggetti privati. Il privato infatti ritiene di poter vantare un credito, vi ricordate nel caso. Il costruttore è stato un sostenitore forte della campagna elettorale dell'assessore nei confronti del pubblico in ragione del ruolo esercitato in fase elettiva. Ha interesse a richiedere e si aspetta un'azione del pubblico sulla base di tale presunto credito. Cioè, io in forza del fatto che ti ho sostenuto in fase elettorale, mi aspetto che tu nel mio progetto lo fai passare in maniera piuttosto agevole, insomma. Qui c'è un rischio alto, ovviamente. È un rischio alto ed è uno dei rischi che vengono meno considerati all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione, anche se quello in assoluto probabilmente è più rischioso di tutti, perché qui c'è un problema grosso della 190. Come facciamo a far uscire fuori questi rischi? Ecco, noi possiamo anche sapere, immaginate un responsabile della prevenzione della corruzione o un dirigente di un sportello unico. Sa benissimo gli interessi che hanno portato quell'assessore a essere eletto e a essere messo in quella posizione, conosce i conflitti che ci stanno sotto. Se li fa emergere, no, lo deve scrivere nel piano. Ma il piano chi lo adotta? Lo adotta la componente politica, cioè proprio quell'assessore, cioè non lui, ma la giunta, cui c'è dentro anche quell'assessore che in qualche maniera ha quel tipo di interessi. In conflitto. Questo è un problema della legge 190, cioè la legge 190 funziona per prevenire la corruzione dei dipendenti pubblici non, e quindi di quelli non eletti. Diciamo, è un po' tranciante, lo dico in maniera anche provocatoria, ovviamente. Però ecco, questo è un caso evidente in cui anche se io come responsabile anticorruzione percepissi che esiste questo rischio, mi risulterebbe molto difficile andarlo a scrivere in un piano di prevenzione della corruzione, perché se abbiamo una componente politica sveglia, me lo casserà quando dovrà adottarlo. Chiaro? Però come potete ben immaginare, questo è l'elemento, diciamo, in assoluto più rischioso di tutti. Vediamo un altro elemento, il gioco delle interferenze, no? I ruoli di indirizzo, i ruoli gestionali, cioè la politica e la tecnica, diciamo, l'amministrazione, entrano in conflitto fra loro, interferenze degli organi di indirizzo. Qui l'assessore entra pesantemente, non in conflitto, ma fa un'invasione di campo. Dice alla dottoressa Diligera alcune cose molto importanti, dice alcune cose tra cui, primo, devi essere rapida, perché i miei elettori non ne possono più di questa burocrazia che ostacola. Per essere rapida, che devi fare? Affida questa pratica, diciamo, questa questione a qualcuno di tua fiducia nell'amministrazione. Cioè, in quel momento dice: non te ne devi occupare tu, dirigella, dallo a qualcuno che è più debole di te all'interno dell'amministrazione. In quel momento sta spingendo, sta interferendo per dire: vorrei creare una simmetria operativa. Significa che. Quando la tua funzionaria incontrerà il professionista, sarà in una situazione di asimmetria, cioè il professionista sarà molto più esperienziato, diciamo così, e potrà far valere quello su un semplice funzionario che magari lavora da lì da poco, quindi sta interferendo pesantemente l'assessore, no?
e dice sbrigati, dallo a qualcuno che non lo saprà gestire questa cosa qui, no? Quindi ha interesse il pubblico eletto a interferire attraverso l'interessamento diretto nel segnalare all'ufficio la volontà del privato. Poi, ma perché lo segnala l'assessore? Cioè, in una dinamica normale, non è la componente politica che segnala l'interesse del privato, no? È il privato che si presenta all'ufficio tecnico. Cioè, il momento in cui è la stessa componente politica a segnalare, c'è cioè un'interferenza molto, molto pesante. Il pubblico non eletto potrebbe subire questa interferenza. Ecco che qui entrano in scena, diciamo, poi la responsabilità della componente tecnica. L'interessamento della componente politica potrebbe generare delle aspettative in merito al comportamento del responsabile dell'ufficio. Ovviamente, se io ti segnalo quel progetto, se ti segnalo anche come gestirlo, mi aspetto una determinata condotta da parte tua. E questo è chiaramente un rischio altissimo, no? L'interferenza in questo momento farebbero schizzare questo processo molto in alto sui rischi. Poi c'è lo spazio etico, cioè nonostante tutte le interferenze, nonostante la asimmetria informativa e tutto quello che vi ho raccontato prima, comunque all'ultima, diciamo, l'ultimo baluardo è l'etica di chi gioca in questo campo. Abbiamo fatto la tripartizione, privato, pubblico eletto, pubblico non eletto. Cosa ci dovremmo aspettare da questi protagonisti? Quali sono? Il processo richiede che chi si trova ad assumere decisioni, pubblico o privato, sia consapevole oppure adotti comportamenti compatibili con l'etica pubblica. Cioè, ci dovremmo trovare un privato che non ritiene di vantare alcun credito nei confronti del pubblico, sebbene abbia esercitato un ruolo nella fase elettiva. E non ce l'abbiamo, evidentemente, in questo caso. Ci dovremmo trovare un pubblico eletto, cioè un assessore che non ha interesse a interferire e non segnala all'ufficio la volontà del privato. Eppure questo non ce l'abbiamo. E poi dovremmo avere come ultimo baluardo il responsabile dell'ufficio unico che intanto non sente di subire alcuna interferenza, non sente di aver generato alcuna aspettativa in merito alla sua condotta. Come si dovrebbe comportare? Dovrebbe gestire in prima persona le pratiche particolarmente complesse, non darle, non affidarle all'ultima ruota del carro, così come indicato dall'assessore. E anche questo non ce l'abbiamo. Quindi anche lo spazio etico fa schizzare in alto il rischio corruttivo rispetto a questo processo. Allora, mettiamo la dottoressa De Vigella di fronte alle scelte, non la scelta più giusta, come spesso si banalizza. Io quando faccio questi corsi mi piace andare a fondo e cercare di condividere con le persone quali sono le scelte possibili di fronte alla dottoressa De Vigella. Poi decidiamo quale scelta. A volte decidiamo non tanto la scelta migliore, ma decidiamo quella che in quel posto, cioè in quel comune, normalmente si fa, cioè qual è la prassi, perché è lì che poi vengono fuori le situazioni da andare a mitigare, tra virgolette. Quindi vediamo un po' le opzioni. La prima opzione è un taglio radicale, cioè valuta di non dare alcun appuntamento ad archistare e di rimuovere la prassi degli incontri preliminari. Vedete, taglia la testa e, come si dice, fa un'operazione completamente distruttiva. Non accetta quell'interferenza, ma va un po' oltre, nel senso che dice, decido che non si fa più così e non si farà più così per sempre. Questo chiaramente c'è un rischio perché quegli incontri preliminari in realtà gli servono, no? Non gli servono in quella situazione perché ha capito che sotto c'è qualcosa che non va, ma in generale l'incontro preliminare, cioè il supporto al cittadino, il supporto al professionista, quando viene il professionista e dice quando presenterai il progetto devi ricordarti di metterci tutti questi documenti, perché se tu lo presenti senza questi documenti noi dovremo fare un'altra volta e perdiamo un sacco di tempo tutti quanti, no? Quindi quel supporto in effetti esiste. Esiste ed è anche, e c'ha una sua logica, insomma, no? Non per questo si fa, perché a volte si banalizza dicendo togliamo il rischio eliminando quel segmento di processo. In quel modo tu stai squalificando il processo, cioè bisogna mantenere la qualità del processo rafforzandone l'integrità. Quindi in questo momento lei decide di fare questa operazione, però potrebbe anche decidere di non incontrare l'architetto almeno fino a quando non avrà avviata istanza formale. Ecco. Come si vuole tutelare? Cioè, eliminiamo gli incontri preliminari per questa situazione, quindi non per tutte le altre situazioni. Quindi io per questa situazione, siccome la giudico una situazione particolarmente complicata,
e a rischio anche per me, insomma, per la mia integrità, decido di non avviare alcuna interlocuzione preliminare. Assegna la pratica a un funzionario del SUE e chiede che venga più presto contattato Archistar per un incontro preliminare. Ecco, questa è la soluzione che aderisce alle aspettative dell'assessore. Cioè, quello che gli ha chiesto l'assessore fa. Assume essa stessa la responsabilità diretta della pratica e contatta Archistar per un incontro preliminare. Dice, va bene, l'assessore mi ha detto, contattalo subito e darlo anche a un funzionario. Cioè, siccome ho capito che c'è qualcosa che non funziona, lo contatto io l'architetto, così sono sicuro che riesco a gestire, diciamo, autonomamente questa situazione. Quale sceglierà? Nelle interlocuzioni che ho avuto nei vari comuni, diciamo, la scelta è stata questa, insomma, che purtroppo nell'interferenza, diciamo, la componente tecnica, se non è fortemente, non solamente, diciamo, non ha senso di responsabilità assoluta, non è quello il problema è che queste persone poi devono lavorare, insomma, cioè devono lavorare, vengono sottoposte a delle pressioni a volte molto, molto, molto difficili da gestire, no? Quindi anche se noi non giustificheremmo quel comportamento, però lo comprendiamo, insomma, e aderisce diciamo, al diktat, in questo caso, dell'assessore e affida. Allora, l'ANAC direbbe una cosa diversa, cioè attenzione, in questa fase, in questa situazione, probabilmente dovresti adottare due misure, queste sono due misure, due delle, di alcune misure che erano state messe appunto nel PNA aggiornamento 2016. Intanto l'ANAC dice effettua incontri preliminari non solo con il tecnico, l'architetto, ma ogni volta che fai incontri preliminari con l'architetto, ritorna dal politico e digli tutte le cose che secondo te non funzionano in quel piano. Questa spola, no, potrebbe in qualche maniera generare come dire, un effetto virtuoso, vedi, incontri plenari con i rappresentanti, inserisci altra componente politica, se con l'assessore non ti ci trovi, prova a parlarne con qualcun altro, col sindaco, per verificare effettivamente se il piano attuativo, diciamo, è coerente con quelle aspettative del piano regolatore. Seconda misura, adotta linee guida interne, questo lo dovrebbe adottare il responsabile della prevenzione della corruzione, oggetto di pubblicazione, trasparenza, come diceva giustamente l'avvocato Bolognino, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione. Va bene, facciamo questi incontri, ma questi incontri non dico che ci deve stare la telecamera che mi riprende streaming, però insomma, più o meno. Come lo risolviamo? L'ANAC dice fate una checklist di verifica degli adempimenti da porre in essere e ogni volta l'interlocuzione in questo caso non è con il politico ma è con il responsabile della prevenzione della corruzione, cosa che metterebbe di rigella un pochino più tranquilla, insomma, no? Ok. Seconda parte dello scenario. Dottoressa Di Rigella decide, come vi avevo detto, di assegnare il delicato incarico alla geometra Integrity, di cui ha più volte potuto testimoniare l'onestà e la dedizione verso la cura dell'interesse generale e nei confronti della quale nutre una particolare stima. Cioè, lei dice, va bene, io aderisco a quello che mi ha detto l'assessore, però metto questa pratica in mano a una tosta, cioè una che sa come funziona la legge, anche se non è molto preparata su quella particolare tematica, però io sono sicuro dal punto di vista dell'integrità e dell'onestà di questa tizia. La dottoressa Di Rigella le ha anche chiesto di contattare al più presto Archistar per un incontro preliminare, così come prassi di quell'ufficio, per scambiarsi le prime impressioni sul progetto e per valutare in prima istanza la congruità del piano attuativo al piano generale e alla legge. E qui la palla passa alla geometra Integrity, che è piuttosto preoccupata anche perché non ha particolare esperienza in questo campo. Integrity non sa bene come gestire questo incontro. Perché? Perché l'operazione dell'assessore è riuscita a mettere quella pratica in mano a chi non ha una particolare competenza. Perché? Perché in quel momento lui si è creata quella che noi chiamiamo una simmetria operativa. Cioè, uno dei fattori di rischio è proprio questo: i ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo per carenze di competenze e bassa percezione. In questo caso noi abbiamo una carenza di competenze. Il privato chiaramente ha interesse a far valere la sua posizione di
superiorità dal punto di vista delle capacità e dell'esperienza, al fine di spuntare un vantaggio nella negoziazione degli interessi. Il pubblico interessa ridurre la simmetria operativa. Come può fare? La riduzione della simmetria operativa può generare una perdita di qualità e di imparzialità del processo, cioè si può consegnare in mano al privato. In quel momento il rischio grosso è che il pubblico non eserciti la sua funzione, perché non è capace di farlo. Non so se è chiara questo. E allora che fa? Cerca di adeguarsi, cerca di ridurre quella simmetria, ma in quel momento il rischio è che si mette nelle mani del privato, cioè si consegna, diciamo, al privato, che ne sa molto più del pubblico in quel preciso momento del processo. L'altra questione grossa è l'opacità. Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. Perché? Perché siamo in una parte preliminare. I riflettori non sono accesi. Si può dire di tutto, si può fare di tutto, perché tanto non siamo nel procedimento, siamo fuori dal procedimento. Il privato ha interesse a mantenere quell'oscurità, insomma, quella non visibilità, perché mantiene le asimmetrie informative. Il pubblico invece avrebbe tutto l'interesse a rendere tracciabile quel processo decisionale, perché è lì che si scaricano tutti i rischi corruttivi. Però lo deve fare cercando di mantenere quella che noi chiamiamo una sfera di sostenibilità per il privato, perché se al privato gli dici tu questa riunione io te la registro sulla telecamera e lo metto online, il privato dice lasciamo perdere, non lo facciamo per niente, cioè deve rimanere quella tracciabilità all'interno di un contesto per cui anche il privato in qualche maniera si lo può permettere sostanzialmente. Allora, vediamo quali sono le opzioni di fronte a questa funzionaria. Intanto valuta di incontrare informalmente Archistar presso lo studio dell'architetto, si consegna nelle mani del professionista, perché va addirittura nello studio dell'architetto, no? Mantiene opacità e mantiene e qui esalta tutta la carenza operativa, la simmetria operativa. Valuta di seguire la prassi e di incontrare informalmente Archistar presso il suo, cioè non presso il suo studio, ovviamente, che chiaramente è un livello molto quasi folcloristico, non succede mai, però l'ho voluto mettere per enfatizzare. Lo chiamiamo e lo facciamo venire al suo, che è un pochino più di garanzia, diciamo, no? Valuta di registrare e verbalizzare l'incontro preliminare, cioè introduce degli elementi di tracciabilità, come direbbe l'avvocato Poloni, e di trasparenza. Ultimo, enfatizza questa parte qui e ci mette un carico superiore, che però potrebbe non essere sostenibile dalla professionista. Valuta di registrare, verbalizzare e farsi sottoscrivere da Archistar l'incontro preliminare, cioè non solo dice questo me lo registro, nel senso che verbalizzo l'incontro per il mio, diciamo, per la mia tracciabilità del mio processo decisionale, ma dico faccio un verbale, lo mando ad Archistar e gli chiedo di sottoscriverlo, e quindi è una richiesta di trasparenza ancora maggiore, perché Archistar potrebbe dire qualsiasi cosa rispetto a quello che si sono scambiate, le informazioni che si sono scambiate in quella riunione preliminare. Questo potrebbe essere non sostenibile dal privato. Il privato potrebbe dire no, io non te lo sottoscrivo perché tanto è un incontro preliminare, insomma, e mi sembra eccessiva questa forma di tracciabilità, no? Ecco perché molte volte in realtà questi incontri preliminari non vengono registrati, nemmeno verbalizzati, perché in realtà intanto si banalizza pensando che sono incontri preliminari e basta, ma poi un soggetto interlocutore non ci starebbe, lui fa incontri preliminari proprio per evitare la formalizzazione, no? Non so se è chiaro il discorso. Quindi decide di registrare e verbalizzare l'incontro preliminare, cioè sceglie, diciamo, l'opzione meno invasiva, insomma, però che assicura una certa tracciabilità di quell'evento. E infatti l'ANAC dice proprio una cosa del genere, coglie esattamente una delle misure che l'ANAC inserisce, la predisposizione di un registro degli incontri con soggetti attuatori nel quale riportare le relative verbalizzazioni. Ok. Terzo e ultimo atto, no? Perché qua andiamo avanti. E come dire, la questione si infittisce. Vediamo se ho. Ecco, ci siamo? Mi sentite? Ok.
Dopo ben 5 incontri preliminari, questo non è un caso che ho messo 5 incontri perché in alcuni comuni dove abbiamo fatto l'analisi di questo processo addirittura ce n'erano di più di 5 incontri preliminari, che ha preteso di registrare e verbalizzare, Integrity ancora non si sente di dare l'ok in merito alla compatibilità del progetto del costruttore con il piano regolatore. Cioè lei sta facendo il suo lavoro, no? Qual era? Analizzare la compatibilità degli interessi. Ci sono ancora molti elementi poco chiari e di fronte alle pressanti richieste di adeguamento di Integrity, Archistar ha fornito soluzioni assolutamente non esaustive. Costruttore Armando F., chiaramente allarmato, chiede ad Archistar immediate spiegazioni sulla situazione di impasse che rischia di pregiudicare i suoi interessi. Archistar ritiene utile che il costruttore Armando F. parli direttamente con l'assessore, il dottor Dal Popolo. Il costruttore dovrebbe segnalare all'assessore il comportamento della geometra Integrity, esprimendo un giudizio fortemente negativo sul suo operato così esacerbatamente ostruttivo. Tale giudizio dovrebbe indurre l'assessore ad esercitare pressioni sulla dirigente, dottoressa Dirigella, e sbloccare finalmente la situazione. Cosa che puntualmente avviene. L'assessore Dal Popolo convoca la dottoressa Dirigella e le intima di rimuovere la geometra Integrity dall'incarico. Gli elettori non mi hanno votato per assistere impotenti a questo scempio. Cioè lui, qual è l'elemento che porta avanti? Ci state mettendo troppo tempo, vi state mettendo le bastoni fra le ruote, ma insomma, famosa burocrazia quella, no? Ostacolante, questi burocrati, insomma. È chiaro che adesso Dirigella deve decidere cosa fare, no? Ultimo fattore pesante di rischio corruttivo che vorrei segnalarvi è questo degli interessi. Ovviamente quando il costruttore Armando F. no, chiede a Archistar immediate spiegazioni perché quella situazione di impasse rischia di pregiudicare i suoi interessi, effettivamente. Il privato ha interesse a esercitare pressione per sbloccare la situazione al fine di non danneggiare i rilevanti interessi che vanta sulla partita. E qui abbiamo un altro elemento di forte rischio, no? Quindi l'assessore convoca la dottoressa deve decidere cosa fare. Intanto la prima opzione è quella, insomma, rimuovere la geometra dall'incarico e assegnarlo ad altro funzionario. Vabbè, questo è un classico. Rimuovere la geometra dall'incarico e assumere direttamente la responsabilità per fare cosa però? Per chiudere in fretta la fase preliminare, cioè per adeguarsi al diktat della componente politica. Non rimuove la geometra, quindi si oppone in qualche maniera dall'interferenza, che quella è un'invasione di campo, non è che l'assessore può dire una cosa del genere, non so se questo è chiaro, insomma, non è che si può determinare la composizione dell'ufficio o a chi vanno affidati gli incarichi, cioè questo deve essere, infatti mi ero dimenticato di dire che c'è una leggerissima interferenza, insomma. Quindi non rimuove la geometra, quindi esercita, diciamo, il suo ruolo, fino a meno male, insomma, di responsabilità, ma la invita a chiudere in fretta la fase preliminare, però comunque, diciamo, sotto sotto aderisce poi a quel tipo di situazione. Non rimuove la geometra dall'incarico, anzi, dice una cosa ancora più, la invita ad acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità del privato promotore. Interessante, sapete come si chiama questa cosa qua? Questa cosa qua si chiama due diligence, non so se avete mai sentito parlare di questa attività, insomma, adesso l'ANAC l'ha inserita come una delle... Infatti, vedete, che dice l'ANAC? Una delle cose che potrebbero mitigare i rischi in questa fase qui è acquisire informazioni dirette, accertare il livello di affidabilità dei privati promotori, no? Per dire, attenzione che tutta questa macchinazione messa in atto, eccetera, potrebbe nascondere effettivamente un privato non troppo, come dire, limpido, no? Io però qui chiaramente vi lascio a voi la scelta, insomma, nel senso che non voglio rovinarvi il finale, ognuno di voi avrà un finale per questa storia, no? Il finale più triste è quello della rimozione della geometra dall'incarico e assumere la responsabilità però per chiudere in fretta la fase preliminare, evidentemente. Però il problema è che se siamo arrivati a questa situazione qui è perché il processo ha avuto delle vulnerabilità forti prima e se non lo risolviamo a monte è molto complicato che Dirigella lo risolva qui, cioè ormai qui la patata, come dice, cioè la frittata è fatta, insomma, ed è difficile tornare indietro.
perché avremo bisogno di un soggetto eticamente molto, molto potente, insomma, no? Quindi lo spazio etico di Nigella qui dovrebbe essere qualcosa di molto, molto, molto grande, insomma, molto compatibile con l'etica pubblica, ma non lo possiamo sperare alla fine di questo. Il processo è talmente viziato che ormai, diciamo, l'abbiamo perso, diciamo, abbiamo perso il processo. Quindi le questioni che escono fuori, brevemente ve le rimetto un po' in fila, insomma, come disegnare questo processo? Perché intanto domanda per domanda ve la provo a risolvere. Cioè, questo è un po' il disegno del processo nella sua complessità, no? Cioè incontri preliminari con la componente politica, probabilmente il privato non l'abbiamo messo nel processo, ma si è incontrato con la componente politica quando gli ha presentato il processo. Comunicazione informale di interesse del privato da parte della componente politica all'ufficio. Distribuzione dei compiti della PA, che è come sceglie il dirigente di assegnare a qualcuno del suo ufficio. Incontri preliminari con la componente tecnica. E poi c'è l'istruttoria e la stipula della convenzione, cioè non siamo nemmeno partiti, cioè il procedimento non è ancora partito. Io vi ho fatto vedere tre atti fuori dal procedimento, cioè quel progetto non è stato nemmeno protocollato. Quindi questa parte qua è totalmente invisibile al procedimento, cioè se voi lo analizzate i procedimenti non lo coglierete mai, questi rischi qui non li coglierete mai, perciò è così importante analizzare i processi. Questi sono tutti i rischi che noi abbiamo evidenziato nella sezione invisibile, rischi fortissimi, qui siamo sui rischi, alcuni dei rischi più importanti nella prevenzione della corruzione, le interferenze, lo spazio etico, controparti e relazioni, carenze operative, opacità, interessi, sono tutti rischi piuttosto consistenti. Le misure del PNA cercano effettivamente di dare un quadro risolutivo in parte rispetto a questi rischi che abbiamo evidenziato. Ve li ho messi un pochino adesso in maniera più sintetica, collegati anche alle microfasi, diciamo, no? Quindi sono quelle che trovavate prima, no? Quindi la due diligence si dovrebbe fare all'inizio, non si può fare alla fine come abbiamo fatto vedere nel caso. Però all'inizio la dirigella, diciamo, non aveva contezza fino in fondo di dove si sarebbe andata, diciamo, a parare, nel senso, anche se l'aveva in qualche maniera intuito. La due diligence è una cosa importante, per esempio, è una cosa abbastanza innovativa e che probabilmente risolverebbe parecchie di queste situazioni. Allora, perché partecipazione, trasparenza, partecipazione? Perché nelle arene chiuse questi fenomeni sono all'ordine del giorno, perché le asimmetrie informative, diciamo, tutti in questi processi che vi ho fatto vedere potrebbero avere interesse a mantenere le asimmetrie informative, a mantenere opacità di quel processo. Quindi la prima vera prevenzione è aprire questi processi alla trasparenza e alla rendicontazione esterna. Nelle arene chiuse, il comitato d'affari, lo chiameremmo così, tra costruttore, professionisti e assessore, ha la prevalenza, vede il pugno, cioè il potere ce l'hanno loro rispetto al presidio dell'interesse pubblico costituito da una dirigente e da una funzionaria, ovviamente. Quindi qui esiste un elevato rischio corruttivo, anche perché immaginiamo che non viene mappato il processo, ma viene mappato semplicemente il procedimento. In un'arena aperta il pugno passa dalla parte invece del presidio dell'interesse pubblico, si mappa in maniera evoluta quel processo, ci sono misure adeguate, ma attenzione, non è che il rischio corruttivo scende, il rischio corruttivo di questi processi rimane comunque elevato, però è gestito, almeno cioè, dimostri che sei consapevole di questi rischi, perché mappi proprio il momento in cui questi rischi si sviluppano maggiormente. Non so se è chiara questo passaggio qui. Quindi un invito, come dire, per compiti a casa, scherzo ovviamente, ricostruite il processo nel quale siete coinvolti e provate a immaginare se esistono fasi invisibili nel vostro processo, cioè al di là del procedimento, come organizzate l'attività per gestire quel procedimento? Esistono dei momenti iniziali o in mezzo che in realtà non vi sono richiesti dalla legge, ma che voi organizzate per fare in modo che quel processo comunque si svolga, quel procedimento, diciamo, abbia uno svolgimento a una qualità superiore, oppure semplicemente perché si è fatto sempre così, c'è cioè una prassi consolidata, oppure qui c'è il rischio corruttivo, se quel pezzo del processo che è invisibile è stato messo lì da qualcuno perché
quel qualcuno aveva un interesse particolare a sviluppare in quel segmento del processo i propri affari, insomma. Quindi, quali rischi riuscite ad identificare, ovviamente, e poi come ultima cosa, quali misure consigliereste di adottare? Insomma, queste abbiamo ricostruito tutta la dinamica. Ultima slide è sui ringraziamenti, però questo poi ve lo vedete, diciamo, separatamente. Non ho fatto il tempo a leggere le domande, adesso provo Ha brevemente. inviato qualche domanda, ti do il tempo di leggerle. Io intanto dico agli utenti che da domani mattina potete scaricare le slide dei nostri relatori e l'intera registrazione video e che è attivo anche il canale Eiffel su YouTube, per cui potete rivedere i video in tranquillità anche attraverso il canale di YouTube. Allora, no, intanto giusto per dire, il punto debole è dirigerla, è brava, cioè, esatto, è proprio dirigerla. E mi pare di capire che ormai è a tempo determinato su incarico fiduciario. Se la dottoressa Gavotta inserisce un elemento, diciamo, piuttosto caldo, un tema caldo, diciamo, no? Cioè, perché dirigerla aderisce? È chiaro che aderisce perché è fortemente sottoposta, come dicevamo prima, a delle pressioni. Quali sono queste pressioni? A volte le pressioni sono il fatto che, mentre per molti dirigenti, appunto, essere messi a dirigere qualcosa deriva da come dire, da un atto, cioè, da un concorso in qualche maniera. Ci possono essere dirigenti messi anche su incarico fiduciario. Quando c'è un incarico fiduciario, il rapporto con la politica è molto più presente, evidentemente, e quindi si è spinti ad aderire ai diktat. Chiaramente per una questione legata alla fiduciarietà. Ecco, questa tendenza noi la rileviamo ovviamente anche nelle recenti normative o anche delle proposte che sono state avanzate, però quelle, come dire, insomma, è una dinamica che io dico è una delle più interessanti dal punto di vista della prevenzione della corruzione, no? Perché evidentemente è lì che si scatenano poi cioè l'idea è avere nel posto giusto la persona giusta. Avete visto quando io enfatizzo lo spazio etico? Cioè, al di là di tutte le vulnerabilità organizzative, tutto quello che può succedere, tutte le interferenze, gli influenzamenti della politica o viceversa della tecnica sulla politica, perché funziona anche al contrario, in realtà poi alla fine il comportamento corruttivo esce fuori da una decisione di un singolo, di un individuo. Cioè, quell'individuo può comunque decidere di arginare quel fenomeno corruttivo, no? Ovviamente, più le pressioni sono forti, più questa sua capacità potrebbe venire meno, insomma. Quindi è chiaro che noi, se inseriamo normative o disposizioni, discipline che incentivano quella pressione, invece di qualche volta di togliere pressione, allora in qualche maniera, da una parte diciamo preveniamo la corruzione, dall'altra diciamo inseriamo un elemento di rischiosità in più. Ovviamente, se mi sembra di aver colto questo nella domanda, direi in qualche modo retorica, giustamente retorica, della dottoressa Gavotto. Sulla questione dell'assessore che non fa campagna elettorale, su questo mi permetterei di dissentire. Io ne ho visti parecchi di papabili assessori che fanno accanto al sindaco, evidentemente, delle campagne elettorali, anche piuttosto. Sulla rotazione dei funzionari, vista che il piano è obbligatoria, mi sembra un'ottima possibilità per ridurre anche questi rischi di interferenza. Esatto, beh, è una delle misure chiaramente più radicali, tra virgolette, no? Molto osteggiata, no? E anche molto complicata, evidentemente, perché ha un impatto organizzativo molto, molto forte, come ben sapete, però sicuramente è uno degli elementi, perché scardina quell'elemento di fiduciarietà che, come diciamo prima, potrebbe essere l'anello debole che è proprio dirigere, l'avete colto, è una cosa che volevo anch'io sottolineare, l'elemento debole, non perché debole di per sé, ma perché messa nelle condizioni peggiori, è la dottoressa Dirigella, ovviamente. Allora, ma questi incontri penali sono legittimi? Le interlocuzioni dovrebbero essere successive all'avvio del procedimento? Sì, lo pensavo anch'io, ma poi mi sono fatto un giro nei comuni. E ne ho visti di tutti i colori, insomma, rispetto a questo. Ma attenzione, questa è una domanda che ho fatto anch'io. E attenzione, questi incontri, in realtà, questo bisogna un po' sottolinearlo,
Non è che sono illegittimi, sicuramente vanno regolamentati e vanno resi trasparenti e in qualche maniera tracciabili, come diciamo prima, no? Ma sono utili a volte a far perdere tempo, a non far perdere tempo, comunque ad avere a fornire al privato, all'utente, al cittadino, un supporto preliminare, no? Non esistono solo questi incontri preliminari, esistono incontri preliminari, per esempio, per la redazione di un modulo. Se tu vai in un comune, ti chiedono, dice, prima di redare il modulo, aiutami a redarlo, perché se poi io, a redigerlo, scusate, perché il verbo è quello lì, perché poi magari io poi lo sbaglio, no? E devo rifarlo un'altra volta facendo perdere tempo a tutti, insomma, scambi di informazioni, eccetera, eccetera. Non sono sempre così fuori contesto, anzi a volte sono proprio gli elementi, questi incontri che danno qualità al processo, a volte, no? Però dipende molto appunto da elementi di tracciabilità, rendicontabilità, di avere in quel posto, in quel momento la persona giusta, quindi spazio etico. Alla fine sarebbe necessario verbalizzare tutti gli incontri preliminari, tenendo presente che nel comune quasi tutti i cittadini chiedono un incontro preliminare alla presentazione della richiesta. Un modo per arginare il fenomeno sarebbe quello di informatizzare completamente il procedimento. Esatto, quella è la vera informatizzazione del procedimento. Attenzione, perché c'è una bella differenza tra la verbalizzazione personale, quindi io tengo traccia di quello che ci siamo detti, no? E far sottoscrivere la verbalizzazione al soggetto, perché finché non la sottoscrive il soggetto, lui potrà sempre dire: ma lei si è verbalizzata quello che voleva, insomma, no? Quindi, se volete fare una verbalizzazione che tracci realmente quello che ci è stato detto, la sottoscrizione deve essere fatta da tutti i presenti all'interno di quell'incontro. Altrimenti lì c'è sempre l'ipotesi che io mi sono verbalizzato quello che volevo, insomma, sostanzialmente. Questa roba qui chiaramente è difficilmente sostenibile. Cioè, voi provate a fare una cosa del genere e vedete che scompariranno le persone. E magari potrebbe essere una soluzione. Ok, ci siamo anche, insomma, devo dire, tra virgolette, divertiti, no? A fare questo caso. E spero che ce ne abbiamo anche altre occasioni, insomma, per approfondire altre dinamiche molto interessanti all'interno dei comuni. Grazie per l'attenzione. Benissimo, ti ringraziamo Massimo, ringraziamo anche l'avvocato Bolognino ti ha preceduto, ringraziamo tutti gli utenti, vi ricordo come detto in precedenza che il materiale didattico sarà a vostra disposizione a partire da domani. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo webinar.